noi cerchiamo delle figure di diplomati meccatronici, dei tecnici per la conduzione di impianto, ma anche tecnici addetti alla qualità, manutentori, capisquadra. L'ultimo assunto appena un paio di giorni fa ha 58 anni, ma nel 2020 la Stevanato Group ha assunto dipendenti di ogni età. La multinazionale, nata a Piombinodese 70 anni fa, è tra quelle scelte per produrre le fiale che conterranno il tanto atteso vaccino anti-Covid. Nel 2021 è previsto un aumento di capacità mondiale da 10 a 12 miliardi di pezzi. Stevanato Group ne produce 2 miliardi all'anno, ma per il potenziamento delle nostre linee produttive previste per l'anno prossimo aumenteremo del 20% questa nostra capacità. La corsa al vaccino anti-Covid ha richiesto un massiccio potenziamento della richiesta di fiale e per far fronte a questa mole di lavoro, l'azienda che si occupa principalmente di produrre contenitori in vetro per le industrie farmaceutiche ha avviato nel 2020 un imponente piano di assunzioni, 110 già fatte, 35 necessarie entro fine anno e 150 in programma per il 2021. I tipi di flaconi che noi forniamo, che sono di tipo 1 in vetro borosilicato neutro, sono quelli che ci permettono di dare la sicurezza anche alla casa farmaceutica della qualità del prodotto, perché possono resistere mantenendo le caratteristiche del prodotto intatte alle temperature molto basse che molti dei vaccini che si stanno sviluppando in questo periodo richiedono. Un prodotto di nicchia è oggi tra i più ricercati al mondo, vista la produzione massiccia di vaccini prevista nei prossimi mesi. La storia della Stevanato Group è una storia di una piccola realtà veneta che nel 1949 iniziò a produrre articoli di vetro e oggi invece conta, oltre al quartier generale di Piombinodese, sempre molto legato al territorio, altri 14 siti produttivi in tutto il mondo e oltre 4.200 dipendenti.